Buongiorno amici e bentrovati a Doppio Espresso, l'italiano in corso. Io sono Elena. Io sono Andrea. Ciao ciao. Allora, come promesso, continuiamo con la lettura e l'analisi linguistica e del contenuto, naturalmente, di testi autentici, con particolare attenzione agli articoli di giornali alla stampa italiana. L'articolo che affrontiamo oggi è un articolo preso da Il mensile, che esce con Il Sole 24 Ore, essendo mensile naturalmente una volta al mese. Il Sole 24 Ore, lo avevamo già presentato quando abbiamo presentato le testate giornalistiche, è un quotidiano, quindi di carta stampata, esce tutti i giorni, ma ha anche dei supplementi. Il è il supplemento che esce una volta al mese e si occupa di costume, musica, cinema, serie televisive. Non è sempre semplicissimo, come tutta la stampa, diciamo, di un livello medio-alto, non puramente di gossip. Quindi da un punto di vista linguistico rappresenta la lettura di questo giornale, può rappresentare qualche difficoltà, ma certamente molto utile per ampliare e approfondire la vostra conoscenza del lessico e della semantica, nonché anche della sintassi italiana. Dunque, l'articolo che ho scelto, che ho selezionato per voi questa settimana, si intitola 10 anni con tutta la musica del mondo. Sostanzialmente ci occupiamo del fenomeno, cioè l'autore dell'articolo si occupa del fenomeno Spotify, famosissima applicazione ormai mondiale, che ci permette di ascoltare in maniera molto autonoma, molto free, la musica. Compie 10 anni Spotify e l'autore che si occupa di musica, l'autore è Rossano Lomele, direttore editoriale di Rumore, mensile di musica e cultura, fondato nel 1992. Ci parla di questo fenomeno. Ora, dal punto di vista del contenuto, Andrea poi ci farà una veloce disamina, anche perché poi lui concorda su taluni punti sostenuti dall'autore, mentre su tal'altri ha altri punti di vista. Da un punto di vista linguistico, invece, e lessicale, grammaticale, vado a farvi io una piccola analisi. Dunque, oltre che ci auguriamo interessante da un punto di vista del contenuto, insomma Spotify è quella cosa che ormai fa parte del vivere comune, credo che sia molto ricco questo articolo da un punto di vista proprio del contenuto, da un punto di vista linguistico. Quindi ho estrapolato, cioè ho tolto, messo il focus su contenuti più propriamente grammaticali, quindi relativi proprio alla struttura, all'uso del verbo, a determinati usi verbali, e il focus poi anche dal punto di vista lessicale. Dunque, incominciamo dal punto di vista lessicale, che mi sembra quello davvero più interessante. Allora, questo articolo si occupa di una app straniera non inglese, in realtà è svedese, Spotify, ma indovinate un po', questo articolo naturalmente sarà pieno di inglesismi, cioè di parole prese dalla lingua anglosassone. Sapete che l'italiano è una lingua particolarmente golosa, particolarmente esterofila. Gli italiani lo sono in generale, moltissimo del nostro lessico è frutto di contatti oppure proprio parole prese in toto dalle lingue straniere, e questo articolo è particolarmente significativo. In questo articolo vediamo parole che possiamo definire i famosi forestierismi. Cosa sono i forestierismi o prestiti? Allora, il forestierismo è una parola che viene presa dal foresto, cioè da quello che è straniero. Più correntemente viene utilizzata la parola prestito. Ora, che cos'è un prestito? Un prestito può essere un prestito non assimilato oppure non completamente assimilato. Detto così sembra, se prendiamo parole come iPod, all you can eat, smartphone, indovinate un po', sì, questi sono dei prestiti. Io prendo una parola che non esiste nella lingua italiana, ma viene dall'inglese in questo caso, altri prestiti, playlist. Tra gli altri prestiti non adattati, qua ce n'è veramente tantissimi, abbiamo l'account,
oppure talent show, library, hit, timeline, player, ok? E lo utilizzo tale e quale nella mia lingua. In questo caso io uso un prestito non adattato, perché non l'ho adattato per niente, l'ho semplicemente traslato, l'ho preso, tac, e messo nel mio articolo. E ora, ragazzi, evidentemente vogliono dire quello che vogliono dire, cioè nel senso è il loro significato, semplicemente in inglese, utilizzato nella lingua italiana, nell'italiano standard, perché vi ricordo che questo è un articolo tratto da comunque un mensile che si colloca su una fascia culturale, socioculturale medio-alta, d'accordo? Quindi non stiamo parlando di linguaggio colloquiale comune, quindi non solo nell'italiano parlato, ma anche nell'italiano medio-alto, nell'italiano standard scritto, l'uso del prestito è diffusissimo. Cosa buona, cosa negativa, fanno bene i francesi che hanno tradotto tutto il possibile e l'immaginabile, oppure sbagliamo noi italiani che prendiamo tale quale e seguiamo pedissequamente? Ai posteri l'ardua sentenza. A voi quello che interessa di sapere è che moltissimi di questi di queste parole sono prese tale quali. Piccola notazione grammaticale: il prestito, se è tale quale, cioè non adattato, i player, torno a ripetere, piuttosto che non lo so, i click di accesso, in questo caso non si fa il plurale, non si aggiunge la S come si farebbe se fosse in inglese, ma non si fa naturalmente nemmeno il plurale all'italiana, quindi vengono prese tale quali e conservano eventualmente il genere maschile o femminile della lingua di origine. Questo è importante. E quindi in questo articolo ce ne sono davvero tanti, ve ne ho timeline, un'altra, ve ne ho sottolineato un pochettino, ne troverete degli altri, questo per i prestiti. Però ci sono, amici, anche dei prestiti non completamente adattati, ma che in qualche modo si sono conformati alla fonomorfologia italiana. Che brutta parola, fonomorfologia. Cosa vuol dire? Che hanno preso l'assonanza, vengono pronunciati detti all'italiana e morfologicamente sono stati un po' italianizzati. Non sono calchi. Poi scopriremo che cosa sono i calchi, perché sono ancora una via di mezzo questi ibridi un po' spaventosi tra la lingua di origine, che può essere appunto prevalentemente l'inglese. Purtroppo per l'inglese, e la lingua d'arrivo, che dovrebbe essere l'italiano. Ed eccovi, ve ne ho cercati alcuni che trovo siano particolarmente significativi. Per esempio il verbo mixare. Allora, mixare, voi mi direte, ma viene naturalmente da to mix in inglese ed è stato italianizzato, ok? Quindi non è un calco, perché non ho tradotto dall'inglese tale quale all'italiano. Un calco, ve lo dico così, è più semplice comprendere, può essere una parola come skyscraper in inglese, che diventa gratta, cielo. Ok, poi questo è l'esempio più famoso, me ne sono segnati alcuni particolarmente, non lo so, per esempio schiaccianoci, che è il nus knacker tedesco, schiaccianoci, preso uguale tale quale, ma anche ferrovia, preso credo da Eisenbahn, sempre dal tedesco. Ciao amici tedeschi, ok, quello lì è un calco, io prendo la parola straniera ma non la tengo così com'è, traduco più o meno pedissequamente, cioè più o meno direttamente, e la trasformo in una parola italiana. E questi invece restano dei prestiti non completamente adattati ma italianizzati. Ce ne sono davvero di divertenti, quindi vi ho detto downloadare, per esempio skippare, ok, da to skip, quindi che cosa faccio? Faccio un mix appunto tra l'italiano e l'inglese, ok? Mi sembrava particolarmente divertente e utile, anche perché poi la polemica, diciamo, la discussione su questi termini, se lasciarli in inglese, se tradurli in italiano, insomma, è sempre viva e sempre vivace. Il mio personale umile punto di vista è che la lingua si evolve e bisogna accettare, naturalmente nei limiti del buon gusto e dell'accettabile, appunto, che
la natura faccia un pochettino il suo corso. Sinceramente io non mi scandalizzo affatto di questi cambiamenti in una lingua come il tedesco, per esempio, downladen, per esempio, si dice, che vuol dire appunto downloadare, hanno fatto si dice il German English, no? Vengono utilizzate anche in Germania queste forme un po' ibride, un po' spurie, ok? Quindi questo era da un punto di vista lessicale. Dal punto di vista grammaticale, anche qui ho trovato che ci fossero delle strutture interessanti. Per esempio l'uso della perifrasi venire più participio passato come forma passivante, cioè la forma passiva è naturalmente il verbo essere, essere mangiato, participio passato, verbo essere più participio passato uguale la forma passiva. Io ho mangiato una mela, la mela è mangiata da me, disse la maestra, per spiegare il passato prossimo. Ma esiste anche la perifrasi venire, venire mangiato, oppure venire mixato. Questo è proprio un triplo salto carpiato, perché abbiamo sia il prestito che l'utilizzo della perifrasi con venire. Altre cose interessanti relative alla struttura verbale: l'uso dell'imperfetto come tempo narrativo. 10 anni fa Spotify entrava nelle nostre vite, 10 anni fa Spotify nasceva e basta nelle nostre vite, poi un'altra volta stavano tutti su MySpace. L'abbiamo fatto anche nelle lezioni nostre di grammatica. Il verbo, il tempo dell'imperfetto è il tempo della narrazione. E poi, dunque, ci sono poi da un punto di vista lessicale tutta una serie di notazioni molto carine di perifrasi che ho sottolineato per voi, che mi sembra che vi possano essere utili. Allora, per esempio, la solita americanata. Cosa vuol dire la solita americanata? È un modo di dire la solita cosa presa dagli americani. Torno a ripetere, adesso è andato un po' in disuso in effetti come modo di dire. Una volta, fino agli anni, fine degli anni 70, quando la gente era più semplice. Fino a quando c'è stato edonismo reganiano. Molti dei nostri ascoltatori non sono neanche forse nati al momento dell'edonismo reganiano. C'era questa cosa che si guardavano i telefilm, quando i telefilm non si chiamavano serie televisive, non c'era neanche Netflix, non c'era l'internet, e noi guardavamo alla televisione i telefilm, cioè le serie televisive di adesso, e guardavamo, che ne so, c'era Dynasty, Dallas, e si diceva... Beh, sì, era anche un momento particolare, eravamo nel pieno della guerra fredda, era proprio l'ultimo grande colpo di coda della guerra fredda, quindi gli americani puntavano molto sul loro stile di vita, che doveva essere lo stile di vita dell'Occidente, contro appunto l'Unione Sovietica allora, che per era citare una serie televisiva, The Americans, no? Quello è il momento appunto, la fine della guerra fredda, è il momento in cui comunque appunto con l'idea di edonismo reganiano era proprio quella dell'idea di dire l'America mostra i muscoli e ci fa vedere quanto sono bravi, quanto sono forti, quanto sono meglio degli altri, e quel era il momento in cui è nata l'idea dell'americanata, no? Perché erano proprio un po', sparavano un po' grossa. Poi abbiamo in linea di principio. Cosa vuol dire in linea di principio? Generalmente, diciamo complessivamente, in linea di principio a scuola si va per studiare, poi spesso vediamo che ci si va anche per incontrare gli amici, fare altro, ma sì. Poi a portata di mano vuol dire una cosa che puoi vicina. Una cosa vicina a portata vicina. Di mano, da non credersi, una cosa incredibile da credere nella tua vita spiccia, nella tua vita semplice di tutti i giorni. Esatto. Poi un'altra espressione molto carina, molto italiana, è questo fare bla bla bla. Il bla 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 dei politici vuol dire la chiacchiera un po' inutile. No, si sente anche per esempio, lo usano molto anche nelle serie americane. Bla bla bla. Mica sempre, mica detto, mica giusto. Sul mica vuol dire per niente. Non è sempre detto, non è sempre giusto, non è così per niente. Si dice mica, mica è una forma colloquiale per dire no, ovviamente,
Sul mica faremo un approfondimento e una lezione, perché voglio dire molto colloquiale, ma se utilizzato con eleganza e arguzia come fa il nostro autore, naturalmente anche un modo simpatico alle volte su un linguaggio all'interno diciamo di una struttura linguistica elegante di un certo tipo ci sta anche un'uscita un po' così come dire colloquiale, quindi su questo ci ritorneremo sul mica. Comunque mica in generale vuol dire no. Ah, poi la dritta, dunque la dritta vuol dire il consiglio, il anche... consiglio furbo, esatto. Ok, dunque io credo, e poi infine, se Andrea non ci rimane male che lo sto verniciando, sopraffacendo di chiacchiere, ma poi ti lascio parlare per quanto riguarda il contenuto, alcune locuzioni avverbiali che mi paiono interessanti. Da un pezzo vuol dire da molto tempo, quindi un pezzo, nel senso che non pezzo da un po' di tempo. Pezzo anche vuol dire stare sul pezzo, si dice anche stare sul pezzo, vuol dire stare attenti. Sull'argomento. Rimanere sull'argomento. All'epoca, un altro modo per dire tempo fa, ok? E con questo credo che sia tutto. Ultima cosa lessicale piccola, dunque mi è stato insegnato, e io sono abbastanza d'accordo su questa cosa, che non bisogna mai insegnare le parolacce e mai insegnare le cose volgari, però questa parola che vi sto per dire viene utilizzata spesso e quindi è talmente ormai utilizzata che mi chiedo se ha ancora un valore così volgare come ce l'aveva quando... Beh, la radice sicuramente lo è volgare. È rimasta volgare. Allora, il famoso... Però il senso viene utilizzato colloquialmente, è così anche ormai... stemperato, è anche così lontano dal suo, diciamo, dal significato della sua radice, che ormai è anche ormai utilizzabile fosse. Senza appunto questo alone di volgarità. La parola è cazzeggio, vuol dire in perdere maniera tempo, molto vuol dire colloquiale perdersi il tempo, giocare, far tutto fuorché a tutti capita di cazzeggiare, perdersi in chiacchiere anche. Esatto, semplicemente fare di tutto pur di non che ne so ripassare la regola di tedesco che tanto non ve la ricorderete mai, piuttosto che compilare il registro, che tra l'altro devo compilare il registro online, che da quando online si è smaterializzato, visto che stiamo parlando di cose che si smaterializzano, si è smaterializzata anche la mia prontitudine nel compilarlo. Va bene amici, questa era la mia disamina linguistica, grammaticale, sintattica, spero di non avervi troppo annoiato, ma questo articolo alla fine parla di musica che si scarica, parla di Spotify, ma che cosa dice? Beh, dice che Spotify è stata una grande rivoluzione, è stata una grande promessa, secondo il nostro autore non tanto mantenuta. Lui dice che ci è stato venduto come un grande database dentro il quale c'è tutta la musica possibile. In realtà poi, un po' per pigrizia nostra di non avere voglia di andarla a cercare, un po' per comodità loro, viene incasellata la musica che dicono loro in playlist, e quindi è diventata una grande radio, una super mega radio mondiale che ti fa sentire quello che dice lei. Come se quando uno ascolta la radio non si può scegliere che musica sentire. Spotify ti dà la sensazione, ti dà il brivido all'inizio di poter fare questa cosa, ma poi ti serve un piatto già pronto, già preparato, quasi già masticato, e tu ti adagi su quello che ti danno loro e non vai a esplorare l'infinità di questa cosa. E secondo il nostro autore questa cosa svilisce soprattutto chi la musica la fa, facendogli perdere moltissimo del valore artistico che la musica in realtà dovrebbe continuare ad avere. Dovrebbe portare. No, quindi
Ecco, su questa cosa lui ti dice che non è una promessa mantenuta. Secondo lui Spotify non è una promessa mantenuta. Io posso essere anche d'accordo con lui. In linea di principio ha sicuramente ragione. È però vero che non possiamo imputare a Spotify la nostra pigrizia. No, se noi siamo pigri, no? E le playlist non ce le facciamo da soli, ma ci prendiamo quelle che ci offre lui. Di chi è la colpa? Nostra o di Spotify? Perché Spotify ti permette di fartela la tua playlist, di cercarti la tua musica, di ascoltare le tue cose, che vai nel grande database che è Spotify, in realtà la possibilità di andare a cercarti le cose che ti piacciono di più, che vuoi sentire, che vuoi fare. Poi c'è un discorso anche di qualità. È chiaro che per essere una musica portatile, per essere una musica sempre pronta, per essere una musica sempre a disposizione, disponibile sui nostri device, i nostri strumenti portatili che ci portiamo dietro tutti i giorni, è chiaro che la qualità non può essere quella eccelsa della super mega registrazione digitale, nella quale tu riesci a sentire tutti i suoni, anche il fruscio delle corde del violoncello che prima ancora che comincia a suonare, no? È chiaro che è così, no? Non è possibile. Ci sono delle cose, dei compromessi tecnologici in questo caso che effettivamente tolgono molto. La vita è fatta di compromessi, di approssimazioni e soprattutto di promesse non mantenute. Ma una promessa che invece noi manteniamo è quella di ritrovarci sempre qui il più sovente, il più spesso possibile, a presentarvi questi testi autentici che, ripeto, sono molto utili, non di facilissima fruizione, ma comunque facilmente trovabili nell'internet, e sicuramente questo può essere un aiuto per migliorare la vostra capacità di ascolto, per ampliare il vostro lessico, e quindi promessa che cerchiamo sempre di mantenere, sempre qui, doppio espresso, l'italiano in corso. Io sono Elena. Io sono Andrea. Ciao. Ciao, ciao.